Buongiorno, mi presento, sono Claudio Del Frate, sono un giornalista che lavora al Corriere della Sera e vedrò di essere l'elemento meno ingombrante, se possibile, in questa giornata, ma lasciatemi dire due cose rapidissime introduttive. La prima al professor Cavaleri, di non buttarsi giù, che le biblioteche sono sempre un bel luogo da frequentare. Paradossalmente, non so se ha notato, le biblioteche erano il luogo del silenzio, oggi sono il luogo della parola, dove si chiacchiera e dove ci si incontra. Quindi, pur nel mondo che cambia, pur nel libro che diventa digitale, pur nella cultura che si smaterializza, la biblioteca sopravvive sovvertendo il suo ruolo originale. Questa, devo dire, è una cosa sicuramente piacevole e che allunga la vita. L'occasione di stare in una biblioteca e in un'università è stata anche una delle ragioni che mi ha indotto ad accettare l'invito di Massimo, perché io, ahi noi, vi confesso, ho avuto un rapporto molto conflittuale con l'università, non mi sono laureato, l'ho frequentata pochissimo e per cui ho questo senso di colpa che mi porto dentro e che cerco di espiare da, non dico studente perché non sono iscritto, ma da ritardatario, ripetente, abusivo che appena può si infila nell'università per rubacchiare ancora un po' di formazione e di sapere, e qui ce n'è tanto. Ultima ragione per cui ho accettato era l'occasione di incontrare Massimo, qui lo svegliamo, siamo stati compagni di liceo e quindi era l'occasione di vedere che fine avesse fatto, che strada avesse compiuto nella sua vita. Eccolo qua, ha avuto una strada molto più brillante della mia, ma siccome questa non è una riunione di reduci liceali, la chiudo qui con la nostalgia e passo direttamente all'argomento della nostra conversazione, che è il libro Un'impresa possibile, che ho letto e che, devo dire, è molto denso di contenuti, molto pensato, molto mi immagino che molto sofferto per certi versi. Però insomma la prima cosa che chiedo a Massimo è di dirci cosa troviamo dentro questo libro, cosa troverà chi si accosta, chi lo prende in mano, chi comincerà a sfogliarlo, chi avrà la fortuna di leggerlo. Se posso, come dire, introdurre una prima curiosità che mi è venuta in mente. Insomma, tu parli di nuovi modelli, di nuovi valori e di nuovi comportamenti, anche non astratti ma individuali, che devono entrare nella pratica dell'impresa, del mondo del lavoro. Proviamo a dire innanzitutto quali sono queste buone pratiche che tu metti a fuoco nel tuo libro. Grazie Claudio, reciproco il piacere. E grazie a voi per essere qua oggi e spero, come gli incontri scorsi, possa essere un momento fervido di pensiero e la cosa che vi dirò subito, di un pensiero capace di generare azione, perché poi alla fine conta molto anche questa abilità. È l'approdo finale del pensiero, probabilmente. Ma mi vengono in mente alcune cose. Uno è legato alla presenza di Marco, di Francesco e di Claudio qua. È un mito da sfatare. Questo libro, so che alcuni di voi lo hanno letto, è vero, è stata un'impresa possibile, visto che poi alla fine siamo riusciti a editarlo, ma devo dire l'editore ha faticato molto a starmi dietro. Perché? Perché il tentativo paradossale è quello di dire cose banali. E come se, banali forse no, ecco, direi che il termine magari è un po' sbagliato, cose semplici, cose essenziali. E come sempre, spesso nell'essenzialità ci sono, ahimè, dei misunderstanding, perché quando la cosa è essenziale uno ne dà per scontato l'essenzialità e di conseguenza viene poco naturale, come dire, approfondire l'essenzialità, visto che è essenziale. Vi dico, provo a raccontarvi due o tre cose che avevo in mente nel fare questa cosa e nel ragionare sull'essenziale. La prima la vedete nel book trailer, la vedete nell'ultima pagina. Quando scrivo, ci hanno insegnato che non esiste un'azione che non generi una reazione e che l'albero è sempre riconoscibile dai frutti. Così, davanti a frutti immaturi prodotti dal mondo dell'economia di questi ultimi anni, viene naturale chiedersi che cosa li abbia generati. Questa è una banalità assoluta. E la verità è che chi ha la fortuna di fare un lavoro come il mio, ma non solo, che tutti i giorni o spesso è in azienda, questa cosa, se ha la capacità di farlo, la acuisce, diventa fondamentale. Ovvero chiedersi, uno, accettare la sfida che arriva dalla realtà e il fatto che la realtà produce frutti buoni, a volte produce frutti meno buoni. In questi anni io non ho solo colto frutti immaturi dal punto di vista economico, devo dire che alla fine non sono questi quelli maggiori. Ho colto invece frutti maturi che vedo nella stanchezza,
vedo nella confusione spesso della persona e delle persone. Allora la mia domanda è: accertato che i frutti sono immaturi, quali di questi frutti è quello che sta a monte e che ha generato poi le conseguenze? È la discesa di alcuni indicatori economici che ha generato la stanchezza delle persone, o è la stanchezza delle persone che ha generato come conseguenza poi questa situazione economica d'impasse? Io propendo per la prima, ed è sulla prima che questo libro lavora. Una delle tesi di questo libro è appunto legata al fatto che siamo in un momento delicato, perché le persone, noi, ciascuno di noi è assieme, siamo finiti a ragionare forse su elementi che ci hanno condotto qua. La domanda di Claudio è pertinente, sì, ma allora se così è? Ed è una prima provocazione, tra l'altro, che non è detto venga poi accettata. Credo che guardare la realtà per quello che è, accettarne i risultati, fatto salvo poi entrare nei risultati per capire cosa li ha generati, sia un bellissimo punto di partenza. Il secondo, a me molto caro, penso a Marco, penso a Francesco, è un altro, una delle mie paranoie esistenziali, devo dire, bella, splendida, è questa voglia di comprendere che noi, chi lavora, questo è un libro dedicato molto al mondo del lavoro, non può che produrre azioni, deve produrre azioni, che poi diventano risultati sostenibili piuttosto che il contrario. Ma forse abbiamo perso altra banalità, un passaggio chiave: ogni azione, non esiste azione che non sia prodotta da un pensiero e da un valore. Se noi oggi abbiamo prodotto scarsi risultati, ci sta che abbiamo prodotto scarsi pensieri, o forse pensieri tendenzialmente sbagliati, o comunque pensieri che alla luce dei fatti non hanno prodotto quei risultati che pensavamo avrebbero dovuto produrre o potuto produrre. Allora la domanda è: quali sono i pensieri nuovi? Quali sono i valori nuovi che, usati, possono generare nuovi risultati e frutti maturi? Questo è un po', se volete, la domanda cardine, insomma. Tenendo presente, Francesco più di me scomoda spesso l'etimologia, la parola valore dice ciò che vale, ma dice ciò che fa stare bene, ciò che fa stare in salute. Se io per primo, perché io per primo sono a volte stanco e confuso, sono un giglio del campo, ma se vedo attorno a me tante persone non in salute, quali valori hanno portato quelle persone, noi, questa società, a essere poco in salute? E di conseguenza quali altri forse dovremmo sostituire? E qui parte il libro. Ve ne cito quattro rapidamente, che sono il cuore di questo libro, che sono i quattro capitoli. Quando l'ho finito mi sono reso conto che ho sostanzialmente detto le stesse cose che ho detto nel primo libro, L'organizzazione perfetta, ma ci sta, io sono dentro lì, questo è il film. Se non che lì era un racconto di un'esperienza che andavo via via costruendo, vivendo. Questo libro è vero, è molto più sofferto, è un libro, è un parto, è stato un parto. E cito i quattro capitoli. Il primo, uso una frase bellissima, famosissima di Einstein, che conoscerete, che trovate nel libro, che dice: chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e via d'uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece lavoriamo duro, finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla. Io ho voluto ripartire da qua, da questa parola che la parola greca dice vivio, dice cambiamento, per provare proprio a ribadire che è in questa essenzialità che c'è un primo valore. La crisi è un momento sconfortante, faticoso, inquietante, come in parte è, o è faticoso, a volte inquietante, perché è un momento di cambiamento. E se è un momento di cambiamento, di bivio, prospetterà solo strade negative, problematiche, delicate, faticose, pure sensi unici addirittura, o viceversa, essendo un bivio, ci sta che possa prospettare strade diverse. Ecco, io ho avuto la fortuna, devo dire, in questo anche grazie a Ragione Piero, questo cammino, questo incontro con i monaci che sono dentro da 1500 anni nella crisi, ogni giorno si ripropongono di cercare bivi.
Io ho individuato la crisi, se qualcuno vi ricorda il primo libro, parlare di crisi nel 2004-2005, mi sentivo in crisi allora. No, questo mi ha dato una fortuna della miseria, perché ho accettato la crisi 10 anni fa, circa, e 10 anni fa mi sono cominciato, tra virgolette, a divertire, a prendere bivi, che ogni tanto sono sbagliati, chiaramente, insomma non sempre azzeccare il bivio è dato per scontato, però credo che questa sia una banalità assoluta. Pensate che vai in montagna, dentro qua troverete tanto il tema del cammino, chi va in montagna lo sa, i bivi ogni tanto si scannano, si sbagliano, si torna indietro. L'anno scorso abbiamo fatto un cammino, il primo bivio l'abbiamo cannato, sono tornati indietro 3 ore. Però ci sono dei bivi che funzionano, ci sono dei bivi che aprono scenari, aprono vite, aprono cose, aprono pensieri, aprono relazioni. Allora, siamo in crisi e ce lo continueremo a dire? Ovvero siamo in un momento, che sfiga vuole, mi è capitato a me 20 anni fa, non era così, o siamo in crisi nel senso che abbiamo l'opportunità faticosa ma intrigante di cercare una strada? Questo è, credo, l'elemento cardine del primo capitolo. Secondo capitolo, bene comune, è il capitolo più delicato, più difficile, credo sia anche forse quello dove ho detto le cose più confuse, probabilmente, non lo so, speravo di poi dirmelo. Però ritengo che ogni bivio bisogna di un criterio. Quando si è davanti a un bivio, io ho ben presente, andando tanto in montagna, andavo tanto in montagna, sei lì con la cartina, senza la cartina, stanco, hai dei criteri dentro, sei stanco, non sei stanco, hai voglia di arrivare in cima, non hai voglia, c'è la cartina. Sta di fatto che usi delle cose, dei criteri per fare una scelta. Ecco, io credo che in questa fase storica uno dei grandi criteri di scelta dovrebbe essere il bene comune. Perché anche questa è una banalità, perché innanzitutto è il bene che vince su ciò che non lo è, e questa è una banalità assoluta, detto che c'è tutto un lavoro enorme sul concetto di bene. Ma è molto più bello e più divertente avere attorno persone che stanno bene con me che non da solo. Genera molto più energia, si sta molto meglio assieme. L'energia genera idee, le idee generano forza, la forza genera azioni, e ripeto, mi sembra di dire cazzate. Ed è per questo che ho provato a curare nel dettaglio le parole, nel tentativo di far comprendere che è proprio questa essenzialità a volte ciò che rende un bivio positivo. Vi leggo una frase di Gandhi su questo, splendido anche lui, tra l'altro, anche lui, sembra dire Gandhi splendido, sembra riduttivo, però ci sono degli autori nel mondo della nostra terra o altri che sono veramente dei sapienti. L'uomo dovrebbe desiderare ardentemente il bene di tutto ciò che Dio ha creato e dovrebbe pregare per avere la forza di questo desiderio. Il suo stesso benessere sta nel desiderare il benessere di tutti. Chi desidera solo il proprio bene e quello della propria comunità è un egoista e non potrà mai essere soddisfatto. È essenziale che l'uomo sappia distinguere tra ciò che può sembrargli bene e ciò che è veramente bene. Qui si aprirebbe un mondo di riflessioni che magari poi Francesco, Marco ci aiuteranno. Però ritengo che questo sia uno dei grandi valori, tra l'altro sancito dalla nostra storia, molto presente nella nostra storia. E il terzo capitolo a me ha divertito molto, altro capitolo delicato, ed è il capitolo dedicato alla persona e al talento. Anche qua, altra banalità assoluta, chi fa impresa lo sa, oggi serve energia, servono idee, non è pensabile che l'energia provenga da una persona scazzata, da una persona demotivata, da una persona che non fa bene ciò che è deputato a fare responsabilmente, che non lo fa anche in virtù di competenze su cui ha lavorato, si è formato, ha indagato. E se così non è, il risultato ne verrà meno in un momento in cui il risultato è fondamentale. E credo veramente di dire cose banali. È molto più bello avere attorno persone che sono in un cammino di crescita, che sono al palo. È molto più bello avere intorno persone che si sfidano, che persone che sono ferme, che sono contente che siano scazzate. Il problema è come fare questa cosa. Quel libro prova ad indagare un po' questa cosa. Ci sono delle scoperte che ho fatto studiando, tanto questo devo dire, lo studio in questo serve. Ci sono economisti, Nobel, dicevamo con Piero, che da 20 anni ci mettono in guardia rispetto alle cazzate che stavamo facendo. L'aver preso lucciole per lanterne, l'aver colto nel comfort l'obiettivo del tempo e delle azioni quando il comfort tradisce e presenta i conti 20 anni dopo.
che da tempo ci dicono che il piacere non sta solo lì, ma sta nel crescere assieme, nello sviluppare percorsi virtuosi, personali e professionali. Vi leggo una frase che mi è piaciuta tantissimo, che usammo qua in un convegno, di Philippe Bachelet, se vi ricordate, Vittorio Bachelet, lui e Giovanni. Dice, tanto commovente perché dice, l'ultima volta che vidi papà, il 3 agosto 79, quando partì per andare a lavorare nel New Jersey, ai laboratori di ricerca Bell. Né lui né io lo sapevamo, ma quella fu l'ultima volta che ci parlammo. Papà richiamò la centralità del lavoro come vocazione primaria, come modo principale per un cittadino e per un cristiano di contribuire al bene comune e alla costruzione di un mondo più libero e più giusto. Mi disse con chiarezza che le tante cose buone di cui mi ero occupato fino alla laurea erano importantissime, ma avrebbero perso ogni valore se fossero servite a mascherare o compensare una scarsa capacità o peggio, diligenza nel proprio lavoro. Mi consigliava dunque, almeno per qualche anno, di occuparmi esclusivamente con tutte le energie della mia vocazione professionale, la fisica, affinare le mie capacità. Solo in questo modo i miei ideali sarebbero rimasti credibili. Ecco, il tema del talento va oltre la competenza, credo che sia talento il desiderio. Io avevo citato Marco assieme ad altri imprenditori in questo libro, poi li ho tolti tutti perché mi sembrava di fare figli e figliastri, insomma, te l'ho detto forse. Ricordo un pranzo con Marco, ci prendiamo la briga ogni tanto di fermarci a conversare, non parliamo di lavoro, conversiamo sapendo che quelle conversazioni sono propedeutiche al lavoro. E lui mi disse, Massimo, io mi sono reso conto che a un certo punto, forse te la ricordi Marco, ho cominciato ad avere l'abilità coltivabile, da coltivare, di leggere la luce negli occhi delle persone. E questo mi ha aperto un mondo. Ecco, io intendo per talento questo. Il talento non è l'idraulico che finalmente fa l'idraulico, anche. È la persona che indagando su di sé coglie alla fine sì le sue competenze, ma coglie i suoi desideri. Si rende conto che c'è qualcosa che ha più senso di altro. E questo, la nostra abilità di chi gestisce, sta nel leggere questa luce, perché si tratta di luce, gli occhi luccicano quando una persona incontra la parte più profonda di sé. E quella parte, se coltivata, è difficilissimo, perché a volte tu dovresti fare una cosa, non è possibile in azienda, ci sono mille temi. Quella parte è proprio quella che genera energia, è quella che fa sì che la persona vada a 100 all'ora, non a 50, ma a 30, 10. L'ultima è il capitolo legato alla comunità organizzata. Su questo ci servono tantissime frasi nel libro, ma mi viene in mente solamente un'esperienza, più che una frase, finalmente tornata agli allori, che è quella di Olivetti. Interessante Olivetti perché è un ingegnere di tempi e metodi, che studia in America tempi e metodi, affina i tempi e metodi, per cui pensate a quanto lui fosse dentro la matrice organizzativa. Torna in Italia, si rende conto che fortunatamente siamo italiani, questo libro, chi lo ha letto lo sa, è un inno all'italianità, è un segno di speranza per noi che viviamo qua e che abbiamo la fortuna della Madonna a vivere qua. E cosa fa? Torna e dice, no, aspetta un attimino, l'organizzazione è fondamentale e struttura fortemente dal punto di vista organizzativo le sue imprese, ma impazzisce positivamente e dice, no, io voglio dar vita a una comunità organizzata. L'ultimo capitolo è intitolato così. E che cosa fa? Prende l'organizzazione, la sviluppa profondamente e introduce elementi di comunità. Cosa vuol dire? La parola è molto semplice, dice communus, cum con un luogo dove le persone stanno assieme, coltivano relazioni calde, relazioni che abbiano sì dietro gli elementi razionali, cognitivi, tipici dell'azienda, ma siano relazioni d'affetto, relazioni calde, care, belle, piacevoli, divertenti. E lui prende e comincia a organizzare il welfare interno, le cose per i dipendenti, abbellisce i luoghi, la biblioteca diventa il luogo centrale della tua infinità di cose, e non è il solo, in Italia ce ne sono tanti. Marco è uno di questi imprenditori, ciascuno nei suoi modi, che stanno facendo cose per rendere bella l'azienda. E munus vuol dire dono, munifico è una persona generosa. Intuisce che una comunità è tale quando le persone si donano. Questo grazie Piero. Cosa vuol dire dono? Non lo so, io li provo a dire un po' di tutto, chi l'ha letto lo sa. Prima parlo di carità, poi pianto lì perché la carità in azienda è un po' un casino. Poi dico no, allora proviamo a chiamarle in maniera diversa, gratuità, ma anche la gratuità è una roba difficile. Poi mi fermo sulla generosità e dico porco cane, ma almeno la generosità è comprensibile. Comprendere quella che Piers chiama amore, io chiamerei
avere caro, avere cura, essere generosi è una chiave di lettura per creare relazioni? Noi stiamo meglio quando abbiamo attorno persone avide e stronze o quando abbiamo attorno persone generose e che creano relazioni? Scusate le parole, ogni tanto su questa roba qua ci credo, mi vengo fuori. Ecco, io credo che questo sia un altro tema grande, no? Come fare a creare, uno, se la provocazione è organizzazione o comunità organizzata? E se così è, cosa fare perché si passi da un'organizzazione a una comunità organizzata? E l'ultimo capitolo è architettato perché possono esserci delle azioni di guida che possono permettere di arrivare a questo.